questa cucina non è una cucina retro, quindi riprende qualche elemento stilistico della Ola, però è una sintesi di tante esperienze di design che abbiamo fatto in questi 20 anni, quindi questo in realtà è il sesto modello che noi facciamo, quindi dietro questa cucina c'è tanto lavoro fatto anche in altri modelli. Nella Ola originaria avevamo delle curve che erano molto, molto forti dal punto di vista estetico, molto, molto architettoniche, persino quasi ostentate, forse erano più adatte a quei tempi. Ecco, oggi queste curve le ritroviamo in maniera più, diciamo, consapevole, in maniera più discreta, più sobria, per esempio negli angoli, proprio per garantire la sicurezza, per non avere incidenti in casa. Quindi diciamo le curve ci sono dove devono esserci e nella dose, nella misura che devono avere. Il lusso fine a se stesso è troppo facile. In questo caso noi con Snyder abbiamo sperimentato un po' tutti i settori, siamo passati, diciamo, dalla fascia media alla fascia medio-alta, alla fascia alta con Venus, alla fascia altissima con Acropolis. In questo caso abbiamo voluto fare qualcosa che fosse al passo coi tempi, quindi un lusso accessibile che però secondo me è il massimo del raffinato, perché il lusso accessibile è anche il lusso consapevole, cioè riuscire a trasmettere un'immagine di lusso, un'immagine di eleganza, però con i piedi per terra, però progettando per la gente, progettando per il mercato, secondo me è il massimo dell'ambizione di un designer.